In questa sede vogliamo ricordare il valore delle donne e in particolare il loro inestimabile contributo all'interno della società attraverso la potenza delle loro storie. Sono storie che ci parlano di coraggio, di sacrificio e di forza di volontà. Ci parlano di sfide a convenzioni e pregiudizi, di riscatti personali, di ostacoli incontrati e superati. Il racconto delle loro esperienze testimonia come il percorso verso la piena ed effettiva parità non sia ancora purtroppo concluso. Le donne purtroppo continuano infatti ad essere discriminate, socialmente ma anche professionalmente. Nel mondo del lavoro permangono ancora disparità nella retribuzione, nel percorso lavorativo e nell'accesso a ruoli di vertice. L'inverno demografico che il nostro Paese sta attraversando ci restituisce la triste fotografia di una società nella quale le donne sono spesso poste di fronte all'inaccettabile scelta tra la carriera e la maternità. Anche nella dimensione più intima, quella degli affetti e della famiglia, spesso subiscono abusi fisici e psicologici. Fattori culturali e sociali concorrono a determinare queste discriminazioni che ledono profondamente la loro e la nostra dignità. Ogni donna merita rispetto e pari opportunità. La giornata che oggi quindi celebriamo richiama tutti noi, cittadini e istituzioni, a un impegno inderogabile: dare piena ed incondizionata attuazione al principio di parità nella vita economica, sociale e familiare. Per questo motivo è indispensabile rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono alle donne di potersi esprimere liberamente e pienamente nella società. Ritengo che il Parlamento possa e debba rivestire un ruolo centrale nel colmare questo ritardo culturale e sociale che investe sia le relazioni familiari e affettive, sia quelle lavorative e professionali. Occorre dunque potenziare l'azione culturale ed educativa per superare i persistenti pregiudizi in cui peraltro si annidano i germi della violenza. Al tempo stesso è necessario garantire maggiore flessibilità dei tempi di lavoro attraverso adeguate politiche di conciliazione che favoriscano la genitorialità, come il potenziamento per esempio degli asili nido e degli istituti sociali. Come sottolineò San Giovanni Paolo II nella sua lettera alle donne del 29 giugno 1995, se alle donne è impedito di essere fino in fondo se stesse, ad essere impoverita sarà l'umanità intera, privata di autentiche ricchezze spirituali. Vi ringrazio.